Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere non sono nella solita location, anche per questo video, nonostante non abbiate ancora visto il video Q&A che arriverà probabilmente domani, anche quello non è nella solita location, ma siccome siamo molto vicini all'uscita di Stranger Things, infatti domani la quarta stagione si concluderà con gli ultimi due episodi che dureranno 2 ore il primo, cioè l'ottavo, e il nono invece 2 ore e mezza, due film letteralmente. E siccome appunto siamo vicini, dovevo per forza registrare questo video prima di possibilmente scoprire la verità. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione, assieme al link di Pampling, sito di t-shirt e articoli nerd, dove troverete la t-shirt che indosso oggi a tema villain Marvel, e se al momento del pagamento inserirete il codice Il Pensiero 4 avrete la possibilità di scegliere un paio di calze da inserire nel vostro carrello e che vi verranno a costare 0 euro, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Affrettatevi a visitare il sito in questo momento perché ci sono gli sconti estivi, infatti tutte le t-shirt costano 11,90€, a parte qualcuna che costa proprio 10 euro direttamente perché ci sono offerte nelle offerte, e gli sconti estivi vanno dal 20% al 60%, quindi un'ottima cosa se pensate anche che gli sconti sono compatibili con il mio codice. Ma adesso parliamo dell'argomento del video. Penso sarà un video abbastanza corto, anche perché in questo momento sto sentendo tanto caldo, quindi non so per quanto riuscirò a resistere. Su questo canale video di Stranger Things ce ne sono tantissimi, ma se dobbiamo concentrarci comunque sul range di video pubblicati durante il periodo della quarta stagione, dopo l'uscita del primo volume che avevo visto in anteprima, proprio il 27 maggio ho pubblicato la spiegazione del finale. Ma a quanto pare, visti i commenti, c'è ancora qualcos'altro da spiegare. Ed eccoci qui quindi con il video di oggi. Perché ovviamente la serie ancora non ha risposto a questa domanda, però per quanto mi riguarda mi sembrava una risposta abbastanza semplice da dare. Chi ha creato il sottosopra? Sotto il video spiegazione del finale ho visto tanti che cercavano di dare una risposta. È stata 11, è stato 1, è stato il Mind Flayer. Nel finale del volume 1 della quarta stagione vediamo 11 che con i suoi poteri trasporta 1 in questo luogo strano con tanti fulmini. Fulmini che lo bruciano vivo. 1 naturalmente si scopre essere Vecna, il villain principale di questa stagione. Personalmente potremmo già togliere dall'equazione creazione del sottosopra Vecna, perché a quanto pare quello in cui viene teletrasportato il personaggio di Uno è già il sottosopra in qualche modo, diverso da quello che conosciamo, ma è comunque un posto molto simile. Quindi il sottosopra esisteva già prima dell'arrivo di Uno. Ma quanto prima? Perché magari è stata proprio Eleven, 11, a creare quel portale e quindi di conseguenza anche l'arrivo? Secondo me no, è per diversi motivi. Probabilmente Eleven nella scena non voleva nemmeno aprire un portale. Certo, non sembra così tanto spaventata e stupita dall'apertura di questo coso che ha portato in un'altra dimensione Uno. Però non credo sia stata effettivamente lei a creare il sottosopra. Allora chi ha creato sto sottosopra? La risposta per me è nessuno, nemmeno il Mind Flayer. Questo perché, secondo me, da quello che si capisce anche sul finale, il sottosopra, ripeto, è sempre esistito. Dustin lo dice anche, secondo lui esiste dai tempi dei dinosauri o anche di più. E siccome in questa stagione il personaggio non si chiama Dustin, ma si chiama Nostra Dustin, qualsiasi teoria, qualsiasi ipotesi cerca di avanzare la azzecca, perché il personaggio è stato scritto così, penso che anche in questo caso abbia azzeccato. Il sottosopra esiste da tanto tempo, probabilmente da prima dell'esistenza dell'essere umano. Può essersi creato o formato nello stesso periodo in cui si è formato il pianeta Terra, per esempio. Sembra che il sottosopra sia sempre esistito, sia sempre stato lì. Ma fino al 1973, quando 11 ha aperto il primo portale, appunto quello che vediamo nel volume 1, le due dimensioni non sono mai entrate in contatto. E ovviamente il Mind Flayer, che si è ritrovato lì, non so per quale motivo, questo non ve lo so dire, magari è intrappolato, per questo vuole uscire, oppure semplicemente vuole prendere il controllo anche dell'altra dimensione. Il Mind Flayer nel 73, notato questo collegamento con l'altra dimensione, ha fatto partire tutto quello che abbiamo visto in Stranger Things, ovvero il Demogorgone, i Democani, poi il Mind Flayer di carne e anche Vecna sotto un certo punto di vista, perché comunque sì, Vecna si scopre essere Uno, quindi un personaggio esterno al sottosopra, però allo stesso tempo sappiamo che all'interno del sottosopra tutto fa parte di una mente alveare, ovvero tutto è il Mind Flayer. Infatti nell'ultimo episodio Eddie calpesta delle erbacce e Nancy gli dice che in quel momento sta anche calpestando il Mind Flayer, perché tutto sente tutto. E quindi che c'entra Vecna? Perché anche lui fa parte di questa mente alveare? Perché ripeto, Uno è stato teletrasportato nel sottosopra, viene bruciato vivo dai fulmini, che magari hanno notato questo corpo estraneo e quindi hanno cercato di disintegrarlo, ma allo stesso tempo magari il Mind Flayer, sentendo questo suo potere, perché Uno comunque è potente, probabilmente ora che è Vecna sarà anche più potente di 11, il Mind Flayer, notando il suo potere, lo ha reso suo. E perché dico questo? Perché se guardate Vecna 1,
non è semplicemente bruciato. Attorno a lui, sopra di lui o magari anche dentro di lui ci sono questi rami. Rami che, essendo del sottosopra, che ripeto, è una mente alveare, sono il Mind Flayer. Quindi penso che sopra Vecna ci sia proprio il Mind Flayer che magari lo controlla in qualche modo o cerca appunto di aprire diversi portali. Scopriamo nella serie che uccidendo diverse persone accartocciandole Vecna apre dei portali tra il sottosopra e il nostro mondo. Ma ho già parlato di questa cosa in un altro video che vi lascio qui. Quindi rispondo ancora una volta alla domanda per chiudere questo video. Secondo me il sottosopra è sempre esistito, non l'ha creato nessuno e nemmeno il Mind Flayer. Che si è ritrovato lì, non so per quale motivo, ma probabilmente lo scopriremo nella quinta stagione che sarà l'ultima, chiuderà la serie, e a quanto pare i Duffer Brothers hanno detto che ci sarà un time skip molto molto lungo. In questa stagione i ragazzi sono all'inizio delle superiori, anche se gli attori sono molto più grandi dell'età che dovrebbero rappresentare, ma nella quinta stagione saranno al college, quindi da noi la nostra università. Come minimo passeranno 4 anni tra la quarta stagione e la quinta. E tra l'altro sempre i Duffer Brothers hanno detto che in questa quarta stagione ci sarà una carneficina. Moriranno tante persone e anche qualcuno dei personaggi principali. Non so voi, ma io non sono prontissimo, ma allo stesso tempo non vedo l'ora che sia domani per vedere questi ultimi due episodi. Naturalmente appena li avrò visti, recensione, e non lo so se c'è da spiegare, magari anche una spiegazione del finale. Ma ragazzi, il video di oggi finisce qui. Come sempre vi invito a seguirmi su tutti i social, link in descrizione assieme al link di Pumpling, codice il pensiero 4 per avere un paio di calze gratis. Fatemi sapere con un commento qui sotto se siete d'accordo con la mia spiegazione riguardo il sottosopra. E niente, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao.